Al centro del convegno organizzato da Business International, le strategie per valorizzare il brand come fattore di successo. La parola alle aziende. Un'azienda non deve avere paura minimamente di gestire la crisi, si deve attrezzare per farlo prima, deve immaginare come deve essere la catena di comando nel momento in cui una crisi avviene e la deve gestire con grande serenità e tranquillità, sapendo che non ha fatto nulla di male e quindi deve soltanto dare delle risposte coerenti e tranquillizzanti a quelli che saranno le persone che gliela porranno. Possono essere giornalisti, ma possono essere anche consumatori e altri generi di stakeholder, per esempio la grande distribuzione. Per noi il brand oggi significa sicuramente avere un engagement, una relazione continua con il cliente. Partiamo dai siti normali. Oggi abbiamo più di 24 siti in 18 lingue, però quello che è successo negli ultimi 2-3 anni veramente ha cambiato il modo della relazione proprio con il cliente. L'avvento del 2.0, quindi di internet, non più noi costa verso il nostro consumatore, verso il nostro ospite, ma il nostro ospite che parla e racconta della nostra esperienza, ha totalmente cambiato la nostra strategia. Ed ecco che qui sono partite tante attività legate al mondo 2.0. Siamo stati i primi nel mondo ad aprire una terminal crociere, una nave in Second Life, abbiamo fatto l'evento in simultanea, quindi su Second Life, abbiamo periodicamente dei blog, ogni volta noi li chiamiamo temporary blog, ogni volta apriamo dei blog per un determinato evento e creiamo sempre di più questa relazione con i clienti finali. Sfruttiamo al massimo tutto ciò che è il mondo del video, come per esempio l'ultimo lancio che abbiamo fatto, la sezione video FAQ, Video Frequent Asked Question, dove abbiamo ad ogni domanda rispondiamo con una videoclip. Anche lì abbiamo messo una parte 2.0 dove lo stesso consumatore finale che può consigliare nuove domande, che può scrivere nel blog. Quindi io direi le grandi scommesse per il futuro sono veramente due: tutto il mondo 2.0 e il sito 1.0, quindi il sito aziendale, tutto basato sulla video experience legato al customership experience management. Quali sono le leve con le quali Thun agisce sul punto vendita per enfatizzare quelli che sono i propri valori? Beh, innanzitutto un concept di negozio per quello che riguarda gli investimenti in termini di marketing. Stiamo parlando di 14 milioni di euro suddivisi fra il 70% sul punto vendita, quindi in attività visual e promozioni al trade, e un 30% invece di advertising, che vanno a rafforzare l'immagine del brand. Il budget 2009 crescerà di un 10%, questo è molto importante con uno scenario di riferimento non felice. Punteremo di più sull'advertising, i nostri strumenti di comunicazione sono le inserzioni su riviste femminili e quotidiani e affissioni. Gli eventi per noi sono fondamentali per un'azienda come la nostra, che parla di relazione sul punto vendita. Su 220 punti vendita monomarca noi pianifichiamo più di 1000 eventi l'anno. Da qualche anno abbiamo iniziato un forte rinnovamento del brand Lancia. Lo abbiamo iniziato ovviamente per il lancio della nuova Delta e abbiamo utilizzato un po' tutti gli strumenti di comunicazione. La campagna pubblicitaria sono stati i mezzi più importanti, perché quelli che hanno creato l'impatto e allo stesso tempo ridefinito il posizionamento del marchio, ma in realtà anche la stampa, l'affissione, la radio, tutti i mezzi hanno lavorato insieme per costruire un nuovo posizionamento che in qualche modo portava nella direzione di un posizionamento di eleganza, di temperamento, di differenza, di costruzione di una capacità di comunicare nuova e un prodotto sempre più all'avanguardia. A questo abbiamo aggiunto evidentemente tutte le tecniche più moderne e del web, e il web in particolare negli ultimi anni ci ha dato una mano a ricostruire, di definire e ritrovare un contatto diretto con i nostri consumatori. Non ultimo Facebook, certamente i siti più istituzionali e soprattutto la collaborazione fra i mezzi tradizionali e internet. Su questo continueremo a lavorare.